Ciao a tutti ragazzi, qui è gli Spartano 117 ed eccoci col 20° episodio del Road to Docks. Non sarà un'arma che mi hanno chiesto, però volevo usare un po' un'arma con cui mi trovo bene per non perderci la mano, diciamo, quindi ho scelto comando silenziato con... Scusate, stavo guardando la partita che giravo come un babà. Vabbè, sto dicendo, userò un comando silenziato con caricatori modificati. No, aspetta, doppi caricatori. E signore della guerra, che dovevo fare pro. Mancava appunto una kill con le granate o Semtex, però vabbè, diciamo che mi è andata ancora meglio, dopo capirete il perché. Niente, sciacallo, fantasma usavo. Che secondo me se si usa il caricatore doppio è inutile usare sciacallo, perché bene o male hai quasi tutte le munizioni e vedo che bene o male si riescono a fare una quindicina di kill se l'arma è forte come il comando, appunto. E il terzo bonus me lo dimentico sempre, Hacker Pro. E boh, è una partita che avevo fatto tempo fa, il risultato finale si aggira intorno al 56-16, ancora delle quelle che avevo fatto in vacanza, quindi sempre col cinema come avete visto. Beh, di quelle che ho già pronte ne ho ancora tre e finalmente poi inizierò di nuovo a giocare a Black Ops sabato e domenica, quindi per chi volesse partecipare, di solito gioco al pomeriggio, ma lasciate un messaggio qui sotto, cioè qui sotto, sì va bene, nei commenti, vi inviterò. E boh, sono contento di avere tante richieste, ne ho una decina, veramente alcune richieste assurde, cioè in senso positivo, quando le ho viste, cioè mi sono fatto anche una sorta di risata, perché alcune non credo che ce la farò, nel senso, cioè perché sono veramente impossibili, cioè boh, poi se non ce la faccio ve le leggo e capirete cosa intendo per impossibili, però beh, non perdo la fiducia. Devo anche darvi un'altra comunicazione, ho iniziato il Road to Nuke. Cioè ho iniziato, ho fatto una nuke. Però devo dire che sono sfigato, dir poco. Tipo, dico solo a 24 kill, favela in colpi 90, vedo un nemico in una delle tante casette, sparo, mi uccide, guardo a Killicam, sto qui nel panico, si è nascosto dietro la paratia, spara, no scoop, headshot, wallbang. Lì proprio il joypad l'ho tirato presso il televisore. Vedi nel televisore mentre giochi c'è la formina del joypad. Vabbè, a parte questo, molte volte mi interrompono dopo le 20 e mi sento veramente sfigato, devo essere sincero. E boh, cioè dico solo che in una partita l'ho chiamato 3 supporti, non ho superato le 12 kill, tutti camperati in casa, anche se tecnicamente non c'entro un cazzo. Niente, non era qua. Boh, non mi ricordo davvero un momento epico, che quando l'ho fatto ho goduto come non so che roba. Beh, che posso dire? Che sto avendo contrattempi di ogni genere nel registrare i commenti. Proprio, boh, sta settimana sto andando più volte in piscina che per il resto della mia estate. Beh, comunque in questo video volevo fare anche un in bocca al lupo. Sì, in bocca al lupo, in bocca al lupo a un mio amico. E boh, non dirò il motivo perché magari essendo cazzi suoi, diciamo, magari non preferisce che lo dica in giro, però ne approfittate per dirgli in bocca al lupo. E boh, poi spero che vedrà il video, anzi metterò anche il link in descrizione, così andate sul suo canale, iscrivetevi, il canale è molto bello, anche se non sono i soliti commentari che siete abituati a vedere per via del fatto che non riguardano videogame, ma riguardano applicazioni per iPod per ora. Poi riprenderà credo con i tutorial per Photoshop, speriamo che riprenda perché servono anche a me. Quindi boh, iscrivetevi da lui, guardate i suoi video, mettete mi piace. Non dico di mettere mi piace a me, meglio dico agli altri, boh, questa cosa è strana, ma è vista prima d'ora. Stavo dicendo una cosa, sì, beh, volevo dire, consiglio a tutti questa classe che non c'entra un cazzo con quello che sto dicendo prima, però vabbè, discorso finito, facciamo anche cambiare. E boh, la consiglio a tutti, forse un po' da nabbia per via del fatto silenziatore fantasma, però non credo che sia quella grande classe rompipalle.
Anche se in precedenza avevo detto di sì, vabbè, dico che ho le idee chiare con me stesso. Comunque, se devo essere sincero, se posso darvi un consiglio, quando usate Fantasma, sperate di vedere così tanti aerei spia da intasare il cielo proprio. Perché quando si ha un aereo spia in cielo, la gente tende a, come posso dire, ad affidarsi più alla minimappa che al... che i propri occhi, diciamo, quindi è più facile fregarli, se così si può dire. Dico che di argomenti non molti per un video così lungo. Devo giocare più spesso in modalità più corte come deathmatch a squadre, vengono partite più corte. Vabbè, beh, che posso dire? Sono nel panico, non ho argomenti. Cioè, quando inizio un commentario ho sempre tanti argomenti in testa, poi mentre inizio a registrare me li dimentico. Devo dire che ho una buona memoria. Vabbè, comunque, qua prenderò per la 21esima volta i miei cagnolini, che come al solito non fanno una cippa di niente, non fanno una cippa di minchia. E boh, volevo avvisarvi che, boh, ci ho pensato un po', forse arrivare a 350 episodi, magari sono un po' troppi, prenderò in considerazione l'idea di fermarmi due sfide prima a 150, che bene o male è un traguardo, 250 per fare un numero, boh, perché in tema con le nuke che sono 25 kg, lo so, non c'entrerà un cazzo, però va bene, facciamola centrare. Non so, finché ho richieste io continuo, anche perché vedo che molti mi fanno tante richieste. Sì, molti mi fanno tante richieste. Vabbè, il mio italiano mentre gioco, mentre registro, va proprio cani catti. Vabbè, comunque, adesso vedo, quando poi finirò, boh, non lo so. Mi sto divertendo tanto, quindi voglio continuare. E beh, guardate il nabbo con RPG, dimmi se questa non deve essere sfiga. Ah, forse adesso c'è il momento molto 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 carino per me. Aspettate. No, direi no, la prossima. O è già successo? Non lo so, non ci faccio caso, sono mezzo cieco, diciamo. E boh, Black Ops devo ammettere che ho incontrato giocatori veramente scarsi. Cioè, non so se è perché introducendo gli ospiti molti si portano gli amici pippe, diciamo. Non so veramente i motivi, però a Black Ops ci sono molti scarponi. Magari non ci sono i nabbi. Magari i nabbi che su MW2 usano i lanciagranate qua, non potendo usarli, fanno schifo. Perché, boh, diciamocelo, secondo me usare i lanciagranate non ci vuole nessuna sorta di skill, talento. È un esplosivo. Più l'arma fa danno, meno skill ci vuole, vuol dire. Vabbè, esclusione i cecchini, ovviamente. Tendo, no, non so come fare una classificazione. Comunque, a mio parere, credo anche di molti altri, cioè non ci vuole molto, cioè, con un lanciagranate. Un colpo in MW2 anche a 60 metri ti fa un'esplosione atomica. Ah, e poi una cosa veramente lollosa che mi è successa: uno è riuscito a farmi predator con un headshot. Va bene, devo mettere a posto un po' il mio sistema nervoso riguardo l'italiano. Sto dicendo, è riuscito a farmi headshot con un predator, cioè mi ha staccato la testa in pratica, mi ha ingoiato il missile, non l'ho capito sta cosa. Vabbè, comunque, devo ammettere che anche se non sto facendo risultatoni mi sto divertendo molto a giocare in MU2, anche se sono di una sfiga atroce. Cioè, boh, i miei amici mi dicono che non ci farò mai a fare una nuke. La prima l'ho fatta, ma c'era un lag atroce. Funziona così ormai: o c'è lag, o finisce la partita, o non ce la faccio per vari motivi. Potrei fare il road to unlucky. Aspetta, unlucky è sfortuna, sì. Non è possibile, altro che road to nuke. Road to fail nuke potrei fare. Solo l'avrei già finito, avrei già iniziato il secondo, tipo. Vabbè, magari perché mi fisso sempre sulle solite armi, non lo so. Mappe in cui riesco a farlo facilmente è sempre... ecco, no, mi sono dimenticato il momento. Beh, beccatevi questa quote feed, guardatela, io godevo come non so che roba. Mi sono dimenticato, volevo fare, non so, qualcosa di sfizioso. Boh, volevo fare un momento di silenzio per quei poveri quattro coglioni che stavano conquistando. No, beh, senza offesa ovviamente, per scherzare. Vodka mette, è entrato, boh, gente mi entra a cazzo nei party, tipo, alla muzzo proprio, non c'hanno niente a fare, perché ci sono gli amici degli amici degli amici che attirano altri loro amici e quindi i loro amici.
E boh, una cosa di cui volevo accennare, perché beh, non è proprio un discorso in sé, è che cioè, sto notando una cosa veramente che mi sta deprimendo in YouTube, che molti, cioè per esempio c'è uno famoso che fa bei video anche, che cioè non dico nulla a lui, che dice una frase e poi tutti la prendono come oro colato, un argomento che avevo già trattato, però cioè non è possibile, vedo molti commenti, tizio ha detto questo, quindi tu fai schifo perché non fai così, cioè è una cosa che veramente mi deprime, mi fa pena proprio come cosa. E boh, sta partita ho tentato di farli due volte, sa che se non mi metto di impegno gli episodi verranno seriamente troppi. Però boh, a forza di cambiare gioco, passando da Halo a MW2 a Black Ops, tasti me li dimentico, quindi mi dimentico come si gioca. Quando giocavo solo a Black Ops prima di prendere MW2, boh, non avevo sti problemi. Giocavo meglio forse. Vabbè, comunque spero che il video vi sia piaciuto. Miracolo, prima volta che lo dico. Vabbè, di solito è sottinteso, la parte è finita. Ciao ciao.